Oggi ho deciso di provare per la prima volta Wobbly Life. O Wobbly Life, fa lo stesso. In realtà non è proprio la mia prima volta, perché se avete visto il video sul canale di Poggo saprete che abbiamo giocato a un nascondino molto esplosivo. Però diciamo che questa è la mia prima volta in generale, o come si dice. Ma questa è casa mia? Perché sento delle sparatorie? Non mi sento molto al sicuro in questo momento. Non doveva essere un gioco tranquillo questo? Ah, sono i videogiochi. E dillo subito che stavi videogiocando. Ma scusa, non eri alla finestra fino un attimo fa? Adesso i videogiochi. Con un chilo di pizza sul tavolo. Sembro proprio io. E non giudicate perché la pizza è buona. Oh oh, è arrivata la mamma. Oppure la nonna, non lo so. Nonna! Oh mamma! Dove hai rubato quella povera pecorella che ti sei messa in testa? Riportala al pascolo, poverina! Ah, questi sono i miei giorni di non lavoro, perfetto! Sono molti, moltissimi! E la mamma nonna ce lo sta rinfacciando fortissimo. Grazie! Adesso mi metto a piangere, va bene? Sì, non importa che me lo zoomi, ho capito che siamo un fallimento! Ehi, ma quel cappellino significa il mio compleanno? Quindi tra poco è il mio compleanno! Ok, forse non era quello il punto. No, che stai facendo? Oh, mamma nonna, cosa stai facendo? Non ci starà buttando fuori di casa, dai. Non lo faresti mai. Non lo faresti mai, ho detto. Non lo faresti mai. Lo fa. E anche con molta forza. I miei complimenti, mamma nonna. E quindi adesso siamo disoccupati senza casa? Perfetto. Sono anche morta sulla strada. Questa è la mia reazione a tutto ciò. Come ci si alza? Ok, perfetto. Come stai camminando? Dove vai? Mi scusi. Allora, con calma. Siamo per strada intanto. Io non starei troppo per strada. Vedi, stanno arrivando le macchine. Vabbè, si fermeranno le macchine. Giusto? Giusto che si fermano le macchine! Non si guida così però. Mi sa che devo parlare con questo tizio molto simpatico. Ciao tizio simpatico, ti faccio una carezzina. Quanto sei bello tizio simpatico. Ma perché tu sei vestito e io sono nuda? Mi sento un po', non lo so, un po' esposta. Oh, ti pagherò. Sì, sì, dimmi subito. Allora, il nostro primo lavoro a quanto pare sarà portare della gelatina a questo tizio. Un grande lavoro. Mi piace. Ma dove la trovo la gelatina? Ah, c'è pure il tempo. Sto arrivando, gelatina. Dobbiamo fare velocissimo che c'è il tempo. C'è il tempo, ho detto. Salta, salta. Non riesco a saltare. Prenderò questo. E adesso posso saltare fortissimo. Whee! Ho rotto una staccionata. Non sono stata io. Sono caduta. Ma non sono stata io, giuro. È stato quello laggiù. Lui, lo vedete lui? Para pepepe. Il problema, raga, come la prendo la gelatina? La devo rubare. Devo fare una rapina. Non credo di poterla prendere così e portare via. Questa è una rapina. Vado via. Vado via con la mia gelatina gigante. Un secondo che è un po' complicata da portare questa gelatina. Sto arrivando, signore delle gelatine. Mi sono persa. Eccolo, eccolo, l'ho trovato. Nessuna paura. Porteremo questa gelatina a destinazione. Perché c'è un tizio mezzo fuori che... Ok, farò finta di non vedere queste cose. Ah, lì c'è il pezzo di staccionata che non abbiamo assolutamente buttato giù noi. Arriva, signore. Sto arrivando con la sua gelatina. L'ho un po' spalmata per strada. Non so se va bene lo stesso. Ecco qua. Oh, quanti soldi. Dammi i soldi. Sono miei. Scusate, ma come si convertono questi in soldi? Ma forse li devo portare tipo così e dire tipo al tizio. Che ne so, fate finta che lui, questo coso, sia il negoziante. Allora io arrivo, no? Entro nel negozio. Blink blink, buongiorno. Le ho portati questi soldi. Mi può dare per favore quella cosa laggiù? Quella? Certamente. Ecco qua. Arrivederci. Però mi riprendo i soldi. Secondo me è così che va fatto. Cioè va portato letteralmente così. Questo che vuole? Un'altra gelatina? Vuole un'altra gelatina? Posso lavorare alle gelatine per sempre? Ma anche no. Allora, da capire, io vorrei dei vestiti. Con $10 secondo voi cosa ci posso comprare? Un pacchetto di fazzoletti forse? Un pacchetto di fazzoletti profumati? Ah, forse li devo portare lì i soldi, tipo alla banca. Aspetta, li andiamo a imbucare alla banca. Olè, e adesso ce l'ho sul conto. Vabbè, più semplice di quanto pensassi. Ma mi posso comprare già un vestitino? Quanto costano le cose? Quanto costa la vita qui su Wobbly Life? Come entro? Ah, ok, c'era anche la freccia. Ma qui c'è da mangiare, io non voglio da mangiare. Io voglio... Mi sono incastrata. Io voglio vestiti. Cioè, sono l'unica nuda in questo posto. Andiamo a chiamare l'ascensore. Ascensore! Come si fa? Come si preme il bottone? Oh, oh,
Oh, perfetto, bastava saltarci sopra. Olè, è così che si prendono gli ascensori. Oh, qui vendono le scarpe. Il signore mi sembra un attimino affranto con quella scarpa sì e scarpa no. Sarà indeciso? Voglio come prima cosa una maglietta o un vestitino, ancora meglio. I capelli e le altre cose da ultimo. Oh, eccoci qua, negozio di vestiti. Vediamo un po' quanto costa la vita qui. $80? Mi sa che sono un attimino povera. Adesso mi dovete dire perché un cavolo di barile costa $50. No, questa me la dovete spiegare. Com'è possibile? Manco il barile mi posso permettere? A few moments later. Ragazzi, sono arrivata a una conclusione. Rimarrò nuda, almeno per il momento. Mi scusi, io me ne vado via. Non ho rubato niente, giuro. Che sta succedendo? Perché esplode tutto? Ma è venuto pure il brutto tempo? Ma perché ci sono i tuoni, i fulmini? Posso lanciare di sotto? Perfetto, perfetto. Discesa veloce. E come vado adesso a giro con questo brutto tempo? Ho sbagliato porta. Ogni volta mi confondo. Ma mi prendo un fulmine con la fortuna che ho. Mi offri un lavoro? Ah, l'hot dog costa quanto i miei soldi. Ma anche no, dai, $10 sono troppi. Ma io pensavo mi offrisse un lavoro. Mi sa che dovrò lavorare per l'uomo delle gelatine per un bel po'. Andiamo a gelatinare un altro po'. Magari riesco a farmi qualche soldino per i vestiti. Ma raga, ma come sta a guidare quella? Aiuto, va tutto storto. Ma non so guidare. Mi scusi, dove sta andando? Ma è ubriaco. È palesemente ubriaco. Non si dovrebbe guidare così. Ma io dovrei dormire sul pavimento adesso che non ho una casa. Oh, vendono una casa. Quanto costerà? Nope. Più o meno la cifra che ho io, con qualche zero in più. Ma perché c'è un bidone che... Io non ho fatto niente. Sì, sì, accetto il tuo lavoro. Tanto ormai sono diventata fortissima a portare le gelatine. A forza di $10 forse diventerò ricca. Pure sotto la pioggia mi tocca andare. Che vitaccia. Ma è oltreoceano, raga. Non è dove prima. Ma mi posso buttare in mare senza morire? Sono un po' morta. C'è un ponte? Ditemi che c'è un ponte. Pensavo di dover andare sempre nello stesso punto. Non posso rubare la macchina di qualcuno? Sono lentissima. Guardate voi che mi tocca fare. Oh, ma c'è una pizzeria. Non ho soldi. Vabbè, ma qua mi pagherà di più, raga. Ho fatto 25.000 chilometri. Ma mi deve pagare un sacco per questa consegna. Voi mi state dicendo che adesso devo portare sta affare fino a laggiù. A piedi, così. No, no, perché il ponte torna in su? No, no. Signor ponte, torni giù. Signor ponte, come passo? Tornerà giù prima o poi, no? Ma forse è a tempo. Devo aspettare. Sto cadendo. Aiuto. Aiuto. Ma prima era sceso. Ma forse devo premere qualche pulsante per farlo scendere. Fermi, ho un'idea geniale. Appoggia la gelatina. Sta scendendo. Visto? Ho avuto l'idea geniale e loro hanno fatto il lavoro sporco per me. È così che funziona. Basta pensarlo. Che bella questa gelatina spalmata un po' per terra, perché così gli dà più sapore. No, mi sono incastrata. Aiuto. Ok, ce l'ho fatta. Questo, raga, mi devi pagare almeno $50. Questa gelatina sono andata a prenderla veramente dall'altra parte del mondo. Se non mi paga $50 mi metto a piangere. 10! Davvero? 10 per tutta la faticaccia che io ho fatto. Ma poi ogni volta li devo portare in banca, non ho capito, cioè. Mi sembra un po' scomoda come cosa. Permesso, devo prendere un ordine. Grazie, arrivederci. È già stato pagato online, eh? Si fa tutto online ormai. Scusate per il negozio, ve l'ho un po' distrutto. Però fa niente. Ma qui passa un treno per caso. Spero che non decida di passare proprio adesso. Perfetto, sono viva. Vabbè, questa era piuttosto vicina, dai. L'altra era veramente dall'altra parte del mondo. Aiuto, aiuto. Un po' di cespuglio nella gelatina. Vabbè, almeno fai un po' di insalata. Ci sta, la verdura è sempre buona. Basta, raga, andiamo a cercare un altro lavoro. Io voglio fare il lavoro delle consegne. Ora rubo un furgoncino e vado a fare le consegne. Funziona lo stesso? Vabbè, ma se vado a dire a mamma che ho guadagnato $30, dovrebbe essere abbastanza, no? Dite che non mi fa rientrare in casa. Che sta succedendo? Perché sto volando sui soldi? Dai, posso lavorare alle consegne, per favore. Dammi lavoro, ti prego, dammi lavoro. Guarda, mi metto anche in ginocchio. Aspetta, dai, che non so come si fa. Ecco, sono in ginocchio. Ti sto pregando. Magari devo andare da superiori dietro. Questo non mi sembra del mestiere. Ah, qui si compra. Io non voglio comprare. Cos'è? Oh, un regalino. Impossibile, raga, trovare lavoro. Devo veramente fare per sempre le gelatine? Salve, signorina, posso lavorare qui? No, si compra. Mi sto per mettere a piangere. Niente, lavorerò per sempre come tizia delle gelatine. Però posso rubare una macchina per fare più velocemente? Questa rossa, dai, mi sembra molto figa. E c'entra la roba dietro. Così se devo portare le gelatine le porto velocemente. Ho
ho preso un palo, scusate, non so molto guidare, ho preso la patente adesso. C'è un attimo di problemi, ma giuro che non lo sto facendo apposta. Non lo sto facendo, mi scusi, non sono stata io. No, poteva andare peggio, dai. Allora, scendo un secondo che devo prendere l'ordine. Prendo io il suo ordine, tranquillo. E adesso ci andiamo con la macchina, così facciamo prima. Scusate. Oh, per quanto non l'ho preso. Per quanto, raga, non l'ho preso. Qua in realtà anche se è alzato posso andare lo stesso. Faccio tipo il salto della morte. Guardate, raga, quanto sono professionale. No, così! Sono morta. Volevo prendere la spinta e farvi vedere come sono brava. Aspettate, forse risolvo la situazione. Ok, non la sto risolvendo la situazione. Non la sto risolvendo per niente. Perché non fare retromarcia? Addio. Ma tranquilli, perché noi risuscitiamo. Ok, forse la macchina non era una buona idea. Verso le gelatine e oltre. Grazie, arrivederci. No, ma il ponte adesso si sta rialzando. Ma che ponte fastidioso. Però c'è il sottopassaggio. Forse posso arrivarci col sottopassaggio. Magari è una scorciatoia. No, raga, mi sa che non è una buona idea. Sta andando... non lo so. Bagni, non devo andare in bagno. Ah! Era una stazione, non era un sottopassaggio. Comunque nella cabina c'è un pulsante, quindi forse lo posso chiamare. Quella è la macchina che ho buggato prima. Ciao macchina, è stato un piacere. Non pensavo rimanesse buggata lì per sempre. No, dai, però, ok. No, raga, manca pochissimo, non arriverò mai in tempo. Dai che sono vicino, dai corri veloce come il vento. Questa è una lotta. No, mi sono incastrata. Ce l'ho fatta, sì. No, non passo. No, non riesco a passare. Perché il carretto dei gelati va sul marciapiede? Mi scusi, lei non sa molto guidare. Glielo dico io che sono una guidatrice provetta. Ok, abbiamo ben $100, raga. Dobbiamo andare a sbizzarrirci adesso. Così finalmente avremo dei vestiti. Aspetta che devo prendere la mira e pam. Buongiorno, giuro che questa volta non sono povera. Allora, vediamo un po' come vestirci. Perfetto, alla fine ho optato per questo bellissimo outfit. Guardate quanto sono carina. Alla modica cifra di $80. Però almeno adesso abbiamo dei vestiti. Siamo scalzi e pelati, però abbiamo dei vestiti. Voglio andare a vedere le capigliature. Sono molto interessata, andiamo a vedere. Belli questi. Cos'è, un riccio? No, ma c'ho 3 peli in capo. Questa cos'è, una treccia? Ma sembra una corda. Io sono nonnina che ti dà la paghettina. Bella, spettinata, come piace a noi. Antico saggio cinese diceva che... non me lo ricordo. Pace, amore e gioia. E c'è anche la versione giustamente senza fiori e stempiata. Non so per quale ragione, perché nell'icona non è stempiata. Oh, ecco dove avevo lasciato la scodella del riso. Mi sembrava di averla persa. Che cos'è, la bambola assassina? Adesso sono diventata una tenda. Io sono Babbo Natale e porto tanti regali ai bambini. Perché avere dei capelli quando puoi avere delle sopracciglia da urlo? Ok, credo che andrò a giro spettinata. Però dobbiamo farci dei soldi, perché costa ben $40 questa capigliatura. Resterò pelata per ancora un po'. Tanto $20 si fanno subito con le gelatine. Allora, siccome io sono stanca e a casa ci devo arrivare a piedi, rubo un'altra macchina. Tanto vedo che nessuno qua si preoccupa. Aiuto, non su due ruote! Perfetto, andrò a piedi. Ma poi a casa, io non ho una casa. Volevo dire dal tizio che mi dà il lavoro. Ma posso prendere questo? Bellissimo. Ma pare il coso, ma la motoretta dei vecchi. Ma quanto va lenta. Mi scusi se le distruggo il locale, ma non ci passo. Poi tanto rimette a posto il tizio laggiù. Mi sono portata via la sedia, non volevo rubarla. Mettiamo la gelatina su un sedile e io mi metto su quell'altro. Guardate che cosa romantica. No, gelatina, non ti muovere, eh. Non ti muovere, gelatina. Adesso mettiamo i soldi qua e andiamo. Parcheggiamo nel parcheggio, più o meno. Sono caduta, ok. Raga, finalmente andremo a comprarci dei capelli. Sono così emozionata. Ah, puoi aiutarmi? Certo. Cioè, ha perso lo stivale destro nel mare mentre pescava. E cosa ci fa in un negozio di scarpe, di grazia? Ah, non gli piacciono nessuno scarpe che vendono qui. Vabbè, nel senso, gusti difficili. Adesso guardo anch'io cosa c'è, perché mi sembra un po' gusti difficili questo vecchietto. Allora, vediamo che scarpe hanno. Ma mi scusi, per comprare gli stivali dove devo andare? Cioè, a me non è permesso vedere le scarpe, fatemi capire. Devo stare a piedini nudi per sempre? Allora, mi sono segnata la via da percorrere nella mappa e sono appena caduta per terra. Sì, adesso andremo a recuperare gli stivali del nonno. Era questo il posto? Ma magari devo pescare per trovargli lo stivale. Salve signore, posso pescare? Perfetto, come si pesca? Io odio la pesca nei giochi. Ce lo sto facendo, ce l'ho fatta. Ho preso un pesce.
pesce. Forse ora ho capito come si pesca. Preso. Sì. Oddio, è un riccio che cammina. Un altro riccio. Aia, me lo sono preso in testa. Io posso andare a giro con la barca? Cioè posso andare a pescare, che ne so, tipo qui? Non riesco a girarla. Mi sa che non vado da nessuna parte se non la riesco a girare. Vediamo se riusciamo a trovare questo maledetto stivale. Eppure dovrei essere nel posto giusto. Stivale. Oh, trovato subito. Sono fortissima. Perfetto. Grande parcheggio questo, ci piace. Adesso portiamo al nonno lo stivale. E se non ci paga sono botte. Ovviamente si scherza. Forse. Aiuto. Ok, il treno è passato. No, lo stivale. Vieni qua. Dov'è il nonno? Nonno. No, raga. Dove è andato? Ma mi scusi. Vabbè che sono le 4 del mattino. Forse a dormire. Ah, in pratica posso completare questa quest dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio. Ma cos'è questa cosa? Aspetta, mettiamo lo stivale qua. Tanto dobbiamo... Non volevo ribaltare la panchina però. Proviamo con quest'altra. Vabbè, la metto qui, va bene? Adesso vi suonerò una canzone. Grazie. Comunque a me non va il genio il fatto che io non posso comprare delle scarpe. Non ho capito perché. Mi scusi, mi dice perché non posso comprare delle scarpe? Cioè posso comprare qualsiasi cosa ma non delle scarpe. Perfetto, sono le 9, dovrebbe esserci il nonno. E infatti è lì. Tieni nonno, ti ho portato gli stivali. Sono un po' bagnati quindi li asciugherei prima. Li ha messi così. Perfetto. $30! Va bene, dai. Mi stanno bene $30. Più del vendere gelatine sicuramente. Aiuto, mi sono incastrata. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo?